essere competitivi sul campo e contemporaneamente mantenersi virtuosi dal punto di vista economico con un occhio sempre attento al bilancio è un obiettivo praticamente impossibile da rispettare per le big del calcio. Non lo è affatto invece per l'Atalanta, che lo ricordiamo quest'anno ha raggiunto la finale di Coppa Italia con la Juventus, ma soprattutto ha strappato per il terzo anno consecutivo il pass per la Champions League. Un grande traguardo dal punto di vista agonistico, ma anche dal punto di vista economico, con i soldi che naturalmente provengono dalle coppe. Non possiamo parlare di fenomeno Atalanta, di miracolo, ma dobbiamo parlare soprattutto di modello dal punto di vista organizzativo, un modello perfetto messo a punto dalla società, dalla famiglia Percassi, un modello che addirittura è migliorato da quando sulla panchina nerazzurra siede Gian Piero Gasperini, parliamo dell'ultimo quinquennio, dal 2016. E quindi noi ci addentreremo nei conti, soprattutto del bilancio della società nerazzurra, e lo faremo insieme all'ospite che ci ha raggiunto in collegamento, ovvero Andrea Losapio, caporedattore di Tutto Mercato Web e soprattutto anche autore di un testo sull'Atalanta, 1001 storie e curiosità sulla grande Atalanta, che dovresti conoscere. Naturalmente qualcuna ce la svelerai qui in diretta. Ciao Andrea, grazie e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Bene, allora partiamo subito con la prima domanda. Quando si parla di Atalanta si parla innanzitutto di plusvalenze, è il termine che insomma viene tirato in ballo più spesso, perché lo sappiamo, l'Atalanta è una società formidabile nel tirare su, nell'allevare i talenti del vivaio, ma anche nel pescare talenti semi sconosciuti dai campionati esteri per poi rivenderli a peso d'oro ai grandi club. Guarda, faccio un nome su tutti, quello di Kulusevski, che è stato acquistato per 200.000 euro e rivenduto per 44 milioni alla Juventus. Ebbene, ecco, questo secondo te è il più grande merito in assoluto della società di Percassi, o il modello Atalanta è molto più complesso di così? No, è molto complesso questo sicuramente, perché nel corso degli anni c'è stata una differenziazione sia dal punto di vista manageriale sia dal punto di vista delle scelte, soprattutto perché l'Atalanta nasce come una squadra autoctona che di solito andava a prendere i migliori giocatori sul territorio, sulla bergamasca, sul milanese, sul bresciano, e poi cercava di riuscire a tirarli su e a farli diventare dei giocatori di Serie A. Non sempre però ovviamente giocatori del territorio, io mi riferisco a Bellini che per 20 anni ha giocato nell'Atalanta, ma non è l'unico, ma anche magari da regioni che poi non dovrebbero essere quelle principali, perché se andiamo a pensare a Morfeo in Abruzzo oppure a Bonaventura, anche lui nelle Marche, Pazzini in Toscana, insomma l'Atalanta ne ha lanciati davvero tanti. Negli ultimi anni non c'è solo l'idea di andare a prendere il giovane italiano, bensì di andare a pescare con una fitta rete di scouting anche i giocatori che provengono da fuori. Mi riferisco magari a Kessié nel Milan, ma anche allo stesso Kulusevski, che comunque è arrivato qui per una cifra non bassa, perché ai tempi di Atalanta non poteva permettersi certe cifre, e spendere quei soldi lì per un sedicenne probabilmente era un passo più lungo della gamba. Poi è andato alla Juventus per 35 milioni più bonus, sono 44 alla fine quelli che verserà se i bonus dovessero realizzarsi tutti. Vuol dire evidentemente cambiare un pochino la strategia. Dall'altro lato tu hai parlato di Gasperini che secondo me ha cambiato completamente dal punto di vista delle plusvalenze la vita dell'Atalanta, perché prima io mi ricordo che massimo della plusvalenza erano gli Zappacosta, Baselli oppure lo stesso Bonaventura, che sì, arrivavano magari dal vivaio e riuscivano a dare un 10 milioni più o meno di plusvalenza. Adesso stiamo parlando di cifre molto più alte, dei 20-25 milioni a calciatore, anche per chi magari come Bagnez o come Barro sono ai margini della prima squadra. Quindi è evidentemente una rivoluzione nata dal fatto che sia arrivato Giovanni Sartori, direttore sportivo, artefice del miracolo Chievo, con il suo vice Costanzi, ma anche perché soprattutto Gasperini è riuscito a dare questa incredibile sferzata ai risultati, che sicuramente portano dei grandi guadagni dal punto di vista economico per il bilancio. Mi riferisco, se va in Champions League, più o meno ai 40-50 milioni di fisso che l'Atalanta prende, ma anche diciamo a coltivare giocatori diversi e poi dargli valutazioni molto molto alte.
Ecco, hai giustamente citato Giovanni Sartori e a questo punto io introduco anche un altro nome, quello di Mino Favini, una figura storica dirigente nerazzurro che ha creato in pratica il vivaio portandolo a dei livelli quasi equiparabili a quello della cantera del Barcellona. Giustamente hai ricordato Pazzini, Montolivo, Tacchinardi, tantissimi giovani lanciati dall'Atalanta che poi sono diventati dei campioni anche nei top club. Ecco, un livello di player trading, quello dell'Atalanta, che è un unicum in Italia, magari potremmo fare questo confronto invece a livello europeo con l'Ajax. È un paragone che ci sta e in questa domanda ti introduco anche un altro tema. All'Atalanta, all'Ajax, insomma, a squadre di questo tipo, servono dei top club che in realtà siano disposti a spendere tantissimo sul mercato, come il Barcellona, come il Real. In questo senso, quindi, squadre da Superlega possono avere un riflesso positivo su club appunto come l'Ajax, come l'Atalanta. Andando con ordine, l'Ajax è sicuramente un modello, ma come il Porto, come il Benfica, sono modelli un pelo differenti. Perché? Perché il campionato non è uno dei top 5, anzi dei top 4, perché secondo me quello francese è inferiore. Quindi tu non puoi vincere il campionato con un investimento limitato. In Italia non si può fare e già arrivare nelle prime 4, che è un po' quello che ti dà l'accesso alla Champions League e ad avere appunto un altro un differente livello economico è molto complicato. Per l'Atalanta tutto questo è diventato realtà, però gli manca ancora un trofeo. L'Ajax sicuramente ha più o meno la stessa filosofia, riuscire a crescersi i talenti in casa oppure andare a prendere da una squadra un po' meno magari blasonata. Magari mi riferisco a un giocatore che è un po' più anziano ed è fuori filosofia, mi riferisco a Tadic, che all'Ajax è diventato davvero uno dei migliori giocatori europei e per anni però giocava nel Southampton in Premier League, però ci sono ovviamente moltissimi giocatori, De Ligt, Brobbey adesso, David Neres, tanti veramente che diventano poi dei grandissimi calciatori. L'Ajax in questo momento secondo me è diventata più cantera, tra virgolette, come hai detto tu prima, ma come modello era quello di Mino Favini, che appunto andava a prendere i giocatori sul territorio nazionale e poi li faceva crescere. Invece, io direi che l'Atalanta in questo momento ha un modello che è quello di prendere alcuni tra i migliori prospetti europei e poi farli crescere. Detto questo, Pavini è sempre, ogni volta che comunque ci parlavo, lui diceva prima uomini e poi calciatori, significa che l'Atalanta cerca di formarli come uomini e poi appunto come giocatori professionisti. E queste cose vanno di pari passo perché se pensate che l'Atalanta credo che abbia la maggior quantità di calciatori professionisti che sono cresciuti nelle sue giovanili delle prime tre serie italiane. Quindi io credo che da questo punto di vista sia sicuramente un modello virtuoso. Poi è evidente che ogni anno ci sono 20 giocatori che cresce l'Atalanta nelle sue giovanili e farli arrivare tutti in prima squadra non è molto semplice. Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, è evidente che se tu hai un livello di stipendi molto più basso, come lo ha l'Atalanta, che ha un salary cap meno di 2 milioni, prima lo sforava Gomez a 2,5, ma adesso è più o meno su quella cifra per i Duvan Zapata e Muriel, è evidente che le grandi squadre guardano a te come come dire, un buon posto dove andare a prendere un giocatore perché gli stipendi non sono ancora esplosi e quindi eventualmente se vai a prendere un giocatore del genere puoi pagarlo magari tanto, però ti dà sicuramente qualcosa e economicamente come stipendio non è esagerato. Quindi è evidente che, per dire, Kulusevski che prende, se non sbaglio, circa 3 milioni, che è uno stipendio abbastanza basso per la Juventus, è stato preso proprio perché prima guadagnava davvero pochissimo e poi comunque è un giocatore di prospettiva. L'Atalanta ha questa filosofia qui. È evidente che poi quando arriva la Juve, quando arriva il Milan, quando arriva la Roma, mi riferisco a Gagliardini, a Kessié, a Cristante o Mancini, sono calciatori che sono facilmente, passatemi l'avverbio, acquistabili perché comunque non hanno uno stipendio altissimo. Dunque è evidente che poi probabilmente ti costa di più sul momento, perché se Mancini ti costa 23 milioni di bonus compresi è un livello alto che un'altra squadra, magari mi riferisco alla Fiorentina, probabilmente non spenderebbe mai. Quindi, come
come in tutta l'economia circolare, avere grandi club che spendono grandi cifre poi ti porta a un miglioramento economico. Detto questo, non è l'unico motivo per cui l'Atalanta ha i conti sempre in ordine e poi perché comunque va avanti molto bene. Ecco, a proposito di conti in ordine, c'è anche una voce particolare che contribuisce in maniera sempre più significativa al bilancio, in cui l'Atalanta è parecchio forte, che è quella del merchandising. Voglio ricordare infatti un'iniziativa che è stata lanciata nel 2010 dal presidente Percassi, quasi come una boutade durante la festa della Dea, ovvero il kit per i giovanissimi, anzi neonati tifosi nerazzurri, e poi è diventato proprio un vero e proprio piccolo fenomeno che è stato replicato anche dalle altre squadre. In pratica viene fornita una piccola magliettina nerazzurra ai neonati bergamaschi, che ancor prima di sapere insomma che forma ha un pallone già si ritrovano tifosi della Dea. Ti volevo chiedere se questa è una delle 1001 storie e curiosità che racconti nel tuo libro, e se ce ne vuoi parlare un po'. Beh, sicuramente è una di queste, perché è stata una scelta abbastanza intelligente, secondo me, da parte dei Percassi, che di marketing ne sanno abbastanza, avendo comunque altre grandi aziende nel proprio paniere di investimenti. Lì è stata soprattutto un'idea che probabilmente è quella che in grande vorrebbe Agnelli dalla Superlega. I giovani probabilmente non si appassionano così tanto al calcio rispetto a quello che potevamo essere noi 35, 40, 50 anni di questo periodo, semplicemente perché spesso probabilmente si gioca anche un po' troppo. Agnelli probabilmente l'idea era quella di creare la Superlega per questo motivo, invece Percassi hanno deciso probabilmente di dare la possibilità a tutti i neonati tifosi atalantini bergamaschi, perché praticamente arrivava la maglietta direttamente all'ospedale, per avere poi un'altra fonte, o meglio un'altra base di fan che andasse oltre quelli che sono i tifosi attuali. L'idea è appunto questa, è stata probabilmente un'idea vincente, però è anche vero che il bergamasco è molto attaccato al territorio, è molto attaccato all'Atalanta, è una cosa che solitamente è inscindibile. Ho letto in questi giorni, dopo la sconfitta in Coppa Italia, che Bergamo è forse la città, come in Inghilterra, una delle uniche che sta molto dietro alla squadra e vive visceralmente, ha questo rapporto viscerale con la squadra. Ed è incredibile appunto che nel momento migliore della propria esistenza, con la Champions League, non abbia potuto nemmeno vedere una partita di Champions League in questa stagione, nemmeno nella scorsa, perché comunque non si è giocato a Bergamo, si è giocato a San Siro. L'anno prossimo invece l'Atalanta giocherà appunto a Bergamo, nonostante appunto ci siano delle piccole cose da gestire, perché appunto verrà smantellata la curva sud e verrà poi rifatta, un po' come è successo con l'Udinese e con la Dacia Arena. L'Atalanta sicuramente ha tantissime storie da raccontare. Ovviamente negli ultimi anni c'è una attenzione mediatica diversa rispetto all'Atalanta che negli anni 50 magari retrocedeva perché c'era stata una presunta combine poi mai realmente appurata. Questo è il caso Azzini, è una delle tante storie che appunto ho scritto. C'è quella della Coppa Italia, la finale della Coppa Italia del 1963, il giorno dopo morì Angelo Roncalli, il Papa, che appunto arrivava da Bergamo, da sotto il monte, e quindi nessuno praticamente riuscì a festeggiare questo evento, perché poi Bergamo è una città, è una terra molto religiosa, e avere il Papa come riferimento dopo la vittoria della Coppa Italia, la sua morte, diciamo, è stato un altro colpo, tra virgolette, alla voglia di festeggiare i bergamaschi, che se avessero vinto probabilmente la partita di Reggio Emilia due giorni fa, sicuramente, anzi mi sento di dire, sarebbero scesi in piazza, anche se quasi tutti hanno detto attenzione al coprifuoco, attenzione agli assembramenti, evitate se possibile, visto che Bergamo è stata appunto è stata la città epicentro della prima ondata di Covid, probabilmente anche la più colpita
del mondo, appunto, dal Covid. Ecco, visto che hai citato giustamente nella tua analisi il ritorno dei tifosi allo stadio, soprattutto al Luis Stadium, uno stadio di proprietà, voglio approfondire, ecco, questa parte del discorso dicendo che ovviamente nell'ultimo anno solamente il 5% dei ricavi dell'Atalanta sono derivati dal ticketing, dalla biglietteria, per cause naturalmente legate al Covid. Saranno però, insomma, una parte del bilancio importante, assolutamente a partire dalla prossima stagione. Un'altra fetta notevole della torta è rappresentata proprio dai ricavi della Champions League, circa 60 milioni nel 2020. Ora, con questi soldi, con questo bottino consistente e della Champions League e dei ricavi da stadio che sicuramente torneranno ad arrivare, secondo te è possibile un'inversione di tendenza del modello Atalanta? Cioè, grazie a questo tesoretto, l'Atalanta potrà decidere di cambiare strategia, di tenere i suoi gioielli, i suoi giocatori migliori e di puntare allo scudetto contendendola alle big, all'Inter, alla Juventus? Questa è una grande domanda e probabilmente non dovete farla a me, però c'è da dire che la gestione e la politica dei percassi è sempre stata quella del piccolo passo. Come ogni bergamasco evita il volo pindarico, dice sempre prima la salvezza perché quella dà continuità, dà la possibilità di mantenere i conti a posto e poi eventualmente quello che viene, viene. E questa è sempre stata l'idea dei percassi, continuerà a esserlo. È vero che ci sono stati dei buoni investimenti durante gli anni, però se andate a ritroso, vedete giocatori che vanno via, ma che magari sono in prestito con obbligo di riscatto dopo 2 anni, perché ogni anno l'Atalanta deve avere la fortuna di partire in positivo. Poi, se parte in positivo come bilancio, poi a quel punto si aggiungono cose. Infatti, è anche questo il motivo per cui probabilmente è l'anno solare, insomma, a dare il bilancio atalantino e non a chiuderlo a giugno, perché comunque tu riesci a vedere quali sono stati i tuoi obiettivi e la tua bravura nel raggiungerli eventualmente per poi gestire i 6 mesi successivi, che sono quelli di inizio stagione. Io la vedo così. Quindi io non credo che Percassi poi dirà mai puntiamo allo scudetto. Che poi una volta possa dire ok, quest'anno ci proviamo e prendiamo 3-4 giocatori di altissimo livello, facciamo un instant team e proviamo a vincerlo, questo è un altro discorso. Però secondo me l'idea di De Percassi è quella di prima e continuo ordine, gli stipendi bassi e poi vediamo che cosa può succedere, che cosa possiamo creare anno dopo anno, anche perché negli ultimi 3 anni più 100 milioni ed è penso l'unica squadra in Italia che possa vantare questa cifra record di un bilancio che comunque è sempre, sempre inattivo dopo alcuni anni, e qui è evidente che Gasperini abbia dato una mano in cui si galleggiava tra virgolette tra i 3 e i 10 milioni di passivo ogni anno. Ovviamente quando poi arriva Gasperini ti fa la differenza, plusvalenze, Champions League e adesso ticketing, perché è vero che la biglietteria è sempre stata una parte abbastanza importante succosa del bilancio tarantino, negli ultimi anni non lo è stata, sia perché appunto i tifosi erano sì e no allo stadio, visto che ci sono stati i lavori di ristrutturazione, e poi per il Covid. Io credo che l'Atalanta ha sempre avuto una politica molto aggressiva sui biglietti, intendo abbassava molto il prezzo. Io credo che quest'anno, o meglio l'anno prossimo, con la Champions League e con la febbre del fatto che a Bergamo ormai tutti quanti seguono l'Atalanta, 24.000 posti io credo che saranno sempre esauriti, e con una cifra molto più alta, anche perché obiettivamente lo stadio è molto bello, si vede molto meglio rispetto agli anni passati quando c'era una curva, la nord e l'altra anche la sud, che magari davano una distanza rispetto al campo. Adesso obiettivamente l'Atalanta ha fatto un grande salto di qualità sullo stadio e potrà farlo anche economicamente. Ora non so quanti milioni di euro possa tramutarsi questa cosa, però è evidente che qualcosa darà anche solo per gli spazi commerciali che l'Atalanta ha sotto lo stadio e che sta affittando mano a mano che continua la ristrutturazione.
Andrea, io ti ringrazio tantissimo per questa tua analisi, per averci aiutato a capire meglio, più a fondo, il fenomeno Atalanta nel suo complesso, soprattutto dal punto di vista economico. Giustamente l'hai definito un unicum nel panorama italiano. Spesso è stato anche proposto un confronto con il Leicester, la favola Leicester in Inghilterra, però dobbiamo sottolineare un aspetto, una diversità importante, che il Leicester nel 2016, quando Ranieri ha vinto la Premier League, ha fatturato quanto e più del Milan, quindi diciamo una bella differenza questa. Grazie ancora per il tuo tempo e per la tua disponibilità. Ci ritroviamo presto sulle fonti TV. Grazie a voi. Bene, il nostro tempo di approfondimento è finito, finisce qui Pocket News. Mi raccomando, voi restate sempre incollati perché le nostre dirette sui mercati continuano.